grandi ristoranti. Il pranzo inizia con una semplicissime zucchine tagliate in pastetta con tre farine diverse, sale, pepe e un po' di birra e acqua frizzante. Allora, siamo finalmente arrivati all'antipasto ufficiale di questo bellissimo menù. Allora, no, è un tortino di alici, molto semplice, dentro c'è un impasto, un ripieno di patate, piselli, va bene. Qui vedo uno sguardo amico alle prese con... Siamo alle rifiniture finali per la preparazione di questo risotto con le famose cozze di bacoli inebriate dai sapori mediterranei del limone, delle fave e poi di menta e molte altre erbe aromatiche. Abbiamo un risotto con cozze di Capomiseno che hanno una sapidità e un sapore eccezionale, fatte con fave vitullane che sono prodotti tipici del posto e con limoni di pane. Di che cosa si tratta? È il nostro secondo piatto. È un filetto di pescato a chilometro zero, in foglia di fico, affumicata alle erbe aromatiche, accompagnato da spinaci dell'orto colti stamattina e caciocavallo. Vedo dei fantastici cannoli, ma molto particolari. Di che si tratta? Allora, questi sono ingredienti campani. E si tratta di cannoli di paccaro soffiato con ricotta di bufala e confettura di fragole.